Buona ragazzi, ciao a tutti da Nick, bentornati ragazzi su GTA 5. Quanto tempo è passato dall'ultimo gameplay ragazzi? Un bel po' di tempo. Allora, come sempre, brevemente inizio il gameplay ricordandovi che potete trovare in descrizione un link per comprare questi e tanti altri giochi scontati. Trovate in descrizione anche i miei canali social, Telegram, TikTok e Twitch, e forse anche altri social che mo non mi vengono in mente. E poi ovviamente se vi va, se volete, potete iscrivervi ovviamente al mio canale YouTube se vi piacciono i miei video, e ricordatevi di attivare la campanellina se volete per poter ricevere una notifica ogni qualvolta carico un nuovo video sul canale. Allora ragazzi, partiamo subito col dire, perché mi è stato chiesto un mucchio di volte, partiamo subito col dire ragazzi che sto giocando single player, non mi trovo multiplayer, non mi trovo su 5M, non mi trovo in nessun server, perché mi è stato chiesto parecchie volte. Praticamente vado a giocare con la LSPDFR. Allora, a parte quello, però, io ho creato una mod, ragazzi, molto particolare, che tra un attimo vi faccio vedere, ma molti di voi già l'hanno vista perché l'ho portata praticamente live su Twitch e TikTok. Ancora non su YouTube, ma sicuramente anche su YouTube faremo delle live su questo, se volete. Ovviamente spolliciate, se volete. Allora, che cosa ho fatto, ragazzi? Adesso vi faccio vedere se magari qua c'era il simbolino. Ho fatto il simbolino per andare in servizio. Boh, sparito il simbolino, ma c'è. Vabbè, in teoria ci deve essere un simbolino. Vabbè, comunque, entriamo in servizio. Agente Nick, bentornato in servizio. Chiudo. Grazie. Ecco, questo è quello che ho fatto, ragazzi. Praticamente da due settimane che sto lavorando a una mod. E questa mod, e che cos'è questa? Chi è che mi ha parlato, ragazzi? Mi ha parlato praticamente ChatGPT, l'intelligenza artificiale che ultimamente si sente tanto nominare e che da poco è pure tornata di nuovo in Italia. Hanno risolto i vari problemi, insomma, che c'erano col garante della privacy, eccetera, eccetera. Quindi, insomma, è ChatGPT. E l'ho integrata qui su GTA 5. È una mod molto complicata, ragazzi. Mi avete chiesto, Nick, la darai? Non la posso dare perché è una mod che è molto complicata per farla funzionare. E poi oltretutto, ovviamente, per ora è una mia esclusiva, giustamente, ancora è la prima volta che la faccio vedere. Quindi per ora sicuramente no, è una mod che rimane solo per me. E poi ancora è in lavorazione, ancora un po' c'è da sistemare. Allora, intanto comunque sia, mi metto un vestitino. Per ora non ho messo niente, ma macchine, niente. È originale, GTA con le auto originali, tutto originale. Non ho avuto tempo di mettere altre cose, raga. Non ho avuto tempo perché già lavorare a ChatGPT mi ha chiesto un botto di tempo, no? E mo qualcuno dirà, Nick, quindi, ma che cosa fa ChatGPT per te? L'intelligenza artificiale, cosa fa nel gioco? ChatGPT praticamente è la centralinista della polizia. Quindi abbiamo un'intelligenza artificiale che gestisce, diciamo così, le mie richieste, le mie chiamate, insomma queste cose qua. Adesso vi faccio ovviamente vedere. Centrale, qui agente Nick, torna a pattugliare, passo. Ricevuto agente Nick, buona pattuglia, resta in contatto, passo. Ok, ricevuto centrale, chiudo. Perfetto, come vedete on patrol si è attivato, quindi siamo in pattugliamento. Da questo momento io posso ricevere, diciamo, le chiamate di emergenza. E vi farò a breve vedere appunto la cosa, diciamo così, interessante, no? Di avere ChatGPT nel gioco. Diciamo che un annetto fa ho fatto già questa mod, la LSPDFR, no? Questa qui che ci permette di fare il poliziotto. E avevo anche un annetto fa messo qualcosa di simile che ci dava, insomma, la possibilità di avere i comandi vocali. Qui ho dovuto rifare tutto da zero. Ho fatto tutto da me, tutta la questione comandi vocali, tutto io ho fatto. Niente, per ora nessuna chiamata in arrivo. Facciamo una cosa, raga, vi faccio vedere una bella cosa. Centrale, mi controllate questa targa 67DXG110. Passo. Ricevuto agente Nick, resta in attesa. Passo. Agente Nick,
Esito del controllo per la targa 67DXG110, modello del veicolo Phoenix, anno di immatricolazione 2003, proprietario del veicolo Giulia Alba, stato veicolo, in regola, chiudo. Ok, veicolo in regola, tutto a posto. Questa è un'altra cosa molto bella che appunto ho aggiunto, che in pratica ChatGPT riesce anche a sapere quello che succede in gioco. Oh, ecco una chiamata. Ok, centrale, accetto la chiamata, me ne occupo io, passo e chiudo. Ok, questa è l'unica cosa che non sono riuscito a fare con ChatGPT, che la chiamata non me l'ha dettata lei, perché ovviamente queste chiamate sono, diciamo, mod, che non riesco ad avere l'accesso per farlo sapere a ChatGPT. Quindi questa è una delle poche cose che non sono riuscito ancora a integrare su ChatGPT. Comunque vediamo un po' che succede qua. Devo arrestare qualcuno? Mi dica che devo arrestare sto tizio, vediamo. Che devo fare? Sto tizio è parecchio sospetto. Vediamo un po', raga. Vediamo un po'. Documenti, prego. Che fa? Vediamo un po'. Thanks. Sean Sterling. Centrale, mi controllate i documenti del signor Sean Sterling? Passo. Ricevuto, agente Nick, resta in attesa. Passo. Ecco il risultato del controllo. Nome Sean Sterling. Uomo. Nato l'8 luglio 1979. Patente valida. Sospetto ricercato. Chiudo. Sospetto ricercato. Ma basta questo a me. Bene, amico. Hai diritto di rimanere in silenzio. Tutto quello che dirai potrà essere utilizzato contro di te in tribunale. Allora, vediamo un po'. Un po' mi spiace che sto tizio non ha opposto resistenza, mi ha detto i documenti, vabbè. Allora, vediamo un po' cosa c'hai addosso. Fatti controllare. Nulla di che. Peperoncino spray, quello là per gli occhi, insomma. Quello, diciamo, per l'autodifesa, chiavi e non so che altro è quello. Va bene, allora, stai giù. Stai giù. Ok. Centrale, ho appena arrestato il signor Sean Sterling. Mi mandate una volante, passo? Ricevuto. Invierò una volante immediatamente a Barton. Mantieni la zona sotto controllo in attesa del loro arrivo. Chiudo. Perfetto, ragazzi. Ok, sta arrivando la volante che si prende sto tizio e se lo porta via. Eccola. Perfetto, va bene. Sì, parcheggia proprio davanti alla mia macchina. Ah, a posto. Ok. Bene, io me ne posso andare, quindi la questione qui l'abbiamo conclusa. Salgo in macchina. Arrivederci, collega. Buona giornata a lei. Perfetto. Allora, faccio sapere alla centrale che ho finito qua. Centrale, sono nuovamente disponibile e in pattugliamento. Passo. Ricevuto, agente Nick. Puoi gentilmente fornirmi un aggiornamento sul tuo stato attuale a Barton? Passo. Centrale, il mio stato a Barton è concluso e torno in pattugliamento. Passo. Ricevuto, agente Nick. Quindi è concluso il tuo lavoro a Barton e torni al tuo pattugliamento regolare. Passo. Grazie per l'aggiornamento. Centrale chiude. Ricevuto, centrale, chiudo anche io. Ok, raga, è fino a qua tutto a posto. Abbiamo... Oh! E questo è passato col rosso, scusa, c'avevi il verde. Ok, stai bello lì, bello de zio, ma... Dov'è, io? Accosta!
Ok. Centrale, qui agente Nick, sono fermo, devo controllare una moto, passo. Ricevuto agente Nick, verifica la moto e fai attenzione alla tua salute e sicurezza sul lavoro. Chiudo. Ok, allora, per favore, documenti. Che fa? Ok, non vuole dare i documenti? Ok. Centrale, mi controllate questa persona, Kevin Stone, passo? Agente Nick resta brevemente in attesa, passo. Dunque ecco l'esito del controllo, nome Kevin Stone, uomo, nato il 7 giugno 2002, patente valida, non ricercato, chiudo. Però stranamente sto tizio non mi vuole dare i documenti, ok? Ok. Non mi vuole dare i documenti, ma io posso comunque controllare per cavoli mia. Ma qua non c'è una targa. Non c'è la targa qua, scusa. Come faccio a sapere io se non c'è la targa? Come che manca la targa sta moto? Oh, tu senza targa te ne vai in giro? Senti, ma io te la sequestro. Avanti, scendi da qua, va. Senza targa, non mi vuoi dare i documenti. Sarai pure pulito, non ricercato, ma beh, insomma, non è che sei tanto bello. Va bene, va, io te la sequestro. Sei passato col rosso, i documenti non me li vuoi dare. Quindi mo te faccio l'alcol test e vediamo un po' di capire la situazione, va. Hold on a sec. Allora, veniamo qua. Alcol test. Thanks. Vediamo. Non ha bevuto. Vediamo se per caso è sotto effetto di stupefacenti. Vediamo se ha assunto delle droghe. Non ha assunto droghe. Vabbè, comunque non mi voleva comunque dare i documenti. Questo veicolo è senza targa, quindi se ne può andare decisamente a piedi. Arrivederci, il veicolo è sequestrato. Il veicolo è sequestrato, ho detto. Ah, ti sei ripreso il casco, è ok. A posto. Centrale, mi mandate un carro attrezzi, c'è una moto da prelevare, passo. Agente Nick, hai ricevuto l'ordine di mandare un carro attrezzi per prelevare una moto a Barton. Puoi confermare di aver ricevuto il messaggio? Chiudo. Centrale, confermo la ricezione del messaggio. Chiudo. Ok. Allora, sta arrivando, ragazzi, il carro attrezzi. Si porta via il veicolo, ovviamente. Eccolo là, carro attrezzi dall'altro lato della strada. Ok, buon fatto. Centrale, qui agente Nick, ho concluso il controllo, torno in pattugliamento. Chiudo. Oh, una rapina in banca. No, una rapina in gioielleria. Centrale, me ne occupo io, passo. Ricevuto agente Nick, procedi pure. Chiudo. Rapina in corso in gioielleria. Fate passare, oh! Fate passare! Rapina in corso! Ci vuole l'agente Nick! Oh, calevati li mortacci tu a bloccare la strada! Non ti vergogni! Ci siamo quasi arrivati! Ma che è davanti alla stazione di polizia quasi sta rapina? Perché una botta gliel'ho data alla macchina. Sicuramente qual è questa la gioielleria? Ma che sono da solo? Andiamo, vai, oh! Give me cover! Ma che è qua? Ma dov'è? Ma dove stanno? Ma che... Dove? Dall'altro lato! Oh, che cacchio!
Porca zozza! Centrale, ci stanno sparando, passo! Agente Nick, sei in grado di capire la posizione degli spari? Ripeti la situazione, mi servono maggiori dettagli per poter inviare i rinforzi necessari. Chiudo. Che miseria! Vabbè, i rinforzi stanno arrivando comunque, oh! Stanno arrivando i rinforzi, stanno arrivando i rinforzi! Ok, ce l'abbiamo fatta! C'è qualcuno ferito? Pare di no. Centrale, qui agente Nick. Mandato un'ambulanza, passo. Ricevuto agente Nick. Mandiamo subito l'ambulanza a Rockford Hills. Chiudo. Ok, ok. Allora, abbiamo tre sospetti a terra. Abbiamo tre sospetti a terra. Centrale, abbiamo tre sospetti a terra. L'ambulanza è appena arrivata. Passo. Ricevuto agente Nick. Confermo tre sospetti a terra a Rockford Hills. Ambulanza in arrivo. Chiudo. Ok, perfetto. Ok, ne arriva pure un'altra di ambulanza. Stanno arrivando due ambulanze. Vai. Ciao colleghi, tutto a posto? Ok, rimaniamo qua perché ovviamente dobbiamo tenere d'occhio la situazione. I sospetti sono feriti, sono morti, non lo so. Ok, questo è morto. Forza, 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 occupatevene. Non è che è indispensabile che lo salvi, non è che è un tizio molto buono di cuore, insomma. Niente, niente. Anche quell'altro è morto. Vabbè, niente, ci abbiamo i morti. Centrale, serve il medico legale, passo. Agente Nick, qui centrale. Hai richiesto il medico legale a Rockford Hills al 1079 del coroner. Ho capito correttamente? Chiudo. Centrale, esattamente, chiudo. Ok, il coroner, eccolo lì, sta arrivando. Ma ammazza qualcuno, me sa. Va bene, ragazzi, ve ne potete andare, non servite più, tutto a posto. Ve ne potete andare, ormai qua abbiamo finito. Ok. Avanti, si possono ritirare tutti. Ormai qua è un lavoro del coroner, ormai sono tutti morti questi. Pare che succeda qualcos'altro qua. Va bene, andiamo. La mia macchina è un pochino ammaccata. Devo cambiare macchina. Subito dei danni. Però aspetta, pare che succede qualcosa. Pare che c'è un veicolo in fuga. È stato segnalato un veicolo in fuga. Vediamo un po' di capire qualcosa, raga. Tanto c'ho ancora un faro. Pare che è passato un veicolo di qua. Ecco, quel veicolo. Ok, quello. Ok. Centrale, qui agente Nick, sto inseguendo un veicolo di color bianco in fuga a Ewich Avenue, passo. Agente Nick, qui centrale. Ho ricevuto il tuo messaggio. Puoi fornire maggiori dettagli sul veicolo e dove ti trovi in questo momento? Chiedo conferma. Caspita. Vabbè. Va più che bene così. Scendi. Ah. Centrale, mi trovo a Rockford Hills. Il veicolo è ancora in fuga, passo. Agente Nick, qui è la centrale di polizia. Confirma che il veicolo inseguito è di colore bianco e ci può fornire il modello e la targa del veicolo. Chiedo conferma.
Centrale, non riesco a leggere purtroppo la targa. Inseguimento ad alta velocità. Il modello non lo so, passo. Ricevuto agente Nicche, continuate l'inseguimento del veicolo e mantenete la posizione aggiornandoci sulla vostra posizione, eventuali cambi di direzione del veicolo. Ricordate di mantenere la massima prudenza e di evitare situazioni pericolose per voi e per i passanti. Se possibile. Se possibile, ci provo. Ok. Centrale, chiedo il permesso per una manovra pit. Passo. Agente Nicche, qui la centrale di polizia, confermo l'autorizzazione per la manovra richiesta purché questa non rappresenti un rischio per la vostra sicurezza o per quella degli altri utenti della strada, ti chiedo di mantenerti in contatto costante per aggiornamenti. Passo. Ok, mi hanno dato il permesso per la manovra pit. È un po' complicato, sto stronzo continua a rallentare. Ecco la manovra pit. Cavezzo di merda. Scendi dal veicolo. Che cacchio succede, oh? Che miseria. Centrale, il sospetto in fuga a piedi, passo. Miseria. Agente Nicche, qui la centrale, confermiamo di aver ricevuto il tuo messaggio. Ti chiediamo di mantenere la massima prudenza e di procedere con cautela nell'inseguimento del sospetto a piedi. Assicurati che la zona sia sicura e di avvisare il supporto di altri agenti per block. Per bloccarlo, ho capito, ma sto tizio corre più veloce di me, li mortacci sua. Centrale, mi servono rinforzi per bloccare il sospetto in fuga, passo. Ah, non ce la faccio, ma come caspita Agente fa Nicche, a correre? Abbiamo inviato una pattuglia di rinforzo alla tua posizione, ti chiedo di mantenerci aggiornati sulla posizione del sospetto per coordinare le operazioni di arresto. Ti consiglio di avvisare gli altri agenti della presenza del sospetto e di organizzarvi per bloccarlo senza mettere. Senza mettere in pericolo le persone. Ricevuto, centrale, chiudo. Che caspita metto? Non l'ho mai fatto. Bene, agente Nicche, siamo contenti di avere conferma del tuo messaggio. Continua il tuo lavoro con professionalità e attenzione. Mantieni il canale radio libero per eventuali altre necessità e tienici aggiornati sui tuoi contatti con il sospetto. Chiudo. Oh, tre poliziotti, non ce la famo a pigliarlo? Ma che sparate, gli devo veramente sparare a pistola, sto di... Non posso correre più, raga. Il mio personaggio sta a crepare. Niente, come lo piglio? Sono senza macchina. Ah. Centrale, mi mandate un nuovo veicolo, sono rimasto a piedi, passo. Ricevuto. Scegli quale nuovo veicolo desideri. Chiudo. Ma con la macchina lo piglio subito, guarda. Già, mi stanno già portando una macchina con un faro rotto. Bene. Grazie, collega. Complimenti, eh. Mo sto tizio appena lo piglio me lo metto sotto la macchina. L'avete preso? L'avete preso sto cornuto? Sto di merda. Questo è personale. Questo era decisamente personale. Sto di merda. 3 ore che gli vado dietro. No. Oh. Centrale, il sospetto è in custodia, passo. Ok.
Abbiamo preso. Agente Nick, un centralinista, ricevo conferma che hai una persona sospetta in custodia. Hai bisogno di un veicolo per trasportarla in centrale? Ripeti se hai bisogno di assistenza. Chiudo. Centrale, ricevuto, tutto a posto, chiudo. Centrale, qui agente Nick, in pattugliamento, passo. Agente Nick, qui centrale. Abbiamo ricevuto una segnalazione di un incidente stradale sulla strada principale di Little Seoul. Potresti controllare la zona e fornirci un aggiornamento sulla situazione? Chiudo. Ricevuto centrale, chiudo. Se c'è questo incidente, che non ne vedo uno per ora. Vabbè, facciamo così, raga. Facciamo finta che facciamo carburante, va. Centrale, qui agente Nick, vado un attimo a fare carburante al veicolo, passo. Ricevuto agente Nick, riprendi quando hai finito il rifornimento. Passo. Ricevuto centrale, chiudo. Ok, facciamo finta che stiamo a fare rifornimento, raga. Bla bla bla. Facciamo finta che stiamo a fare rifornimento. A posto. Allora, tacci tu, oh, che te pianti all'improvviso? Naggia miseria. Centrale, mi controllate questa targa 4SMJB922, passo. Agente Nick, resta brevemente in attesa, passo. Dunque ecco l'esito del controllo per la targa 4SMJB922, modello del veicolo Granger. Anno di immatricolazione 2008, proprietario del veicolo Jenny Sendaski, stato veicolo, assicurazione scaduta, chiudo. Ok, allora sto tizio c'ha l'assicurazione scaduta, quindi mo lo fermiamo, questo non può circolare con l'assicurazione scaduta. Il problema è che mo in autostrada do cacchio o fermo. Una bella parola qua. Qua è scomodo. No, questa chiamata non la faccio. Fermiamo sto tizio. Ma il problema è qua, do cacchio. Mo fermiamo qua che ancora non c'è troppo traffico. Accosta! Police, now pull over the goddamn car! Più avanti! Monsanto's police, pull it over immediately! Accosta, non in mezzo alla strada! Ok, mo va meglio. Centrale, qui agente Nick, sono fermo, devo controllare un veicolo, passo. Ricevuto agente Nick, verifica il veicolo e segnala eventuali anomalie. Chiudo. Ok, allora, documenti prego. C'è odore di alcol qui dentro, perfetto. Allora, Jenny Sandaschi. Ok, centrale, mi controllate i documenti di Jenny Sandaschi, passo? Qui centrale, un attimo procedo al controllo, passo. Ecco il risultato del controllo, nome Jenny Sandaschi, donna, nata il 14 novembre 1997, patente valida, non ricercato, chiudo. Vabbè, comunque il veicolo c'ha l'assicurazione scaduta, questo lo sappiamo. Scendo dal veicolo per favore. C'è comunque odore di alcol, quindi voglio capire se sta tizia ha bevuto. Allora. Wait a sec, buddy. Allora. Alcol test. Thanks. Non ha bevuto. Lei no. Droga? Ma comunque devo sequestrare il veicolo perché l'assicurazione è scaduta. Non può andare in giro con l'assicurazione scaduta. Thank you. No, forse è l'altro tizio che beve. Allora, vabbè, è inutile che gli faccio l'alcol test a lui. Non me ne frega niente. Che lui puzza di alcol, non stava guidando, chi se ne frega. Va bene, allora, il discorso è questo. Tutti e due ve ne andate a casa. Non vi faccio andare a piedi perché giustamente qua è pericoloso. Vi chiamo un taxi. Allora,
Request taxi. Allora, chiamo un taxi. Per favore, potete mandarmi un taxi, grazie. Centrale qui, agente Nick. Mi serve un carro attrezzi, dobbiamo rimuovere un veicolo dall'autostrada, passo. Ricevuto, agente Nick. Hai richiesto un carro attrezzi per rimuovere un veicolo dall'autostrada Strawberry. Ho capito correttamente? Chiudo. Perfetto, sì, ha capito correttamente, benissimo. Ok ragazzi, caspita, vedo che il tempo l'ho finito. E ovviamente se volete vi porterò altri gameplay, magari anche live, così riusciamo a fare molte più cose. Spero vi sia piaciuto ragazzi, mi raccomando, lasciate un bel pollicione in su se volete altri episodi. Commentate, iscrivetevi. E vi ricordo che in descrizione trovate un link per comprare questo e tanti altri giochi scontati. Ci becchiamo presto ragazzi, ciao alla prossima.